Salve a tutti ragazzi, oggi faremo un'altra ricetta, una ricetta un po' più particolare, come al solito, una torta con farina di riso, farina di pistacchio, poi farcita alla fine con una marmellata di mirtilli. Partiamo subito con gli ingredienti, andiamo in planetaria a montare le uova con lo zucchero, le uova intere. Abbiamo preparato la planetaria con una frusta. Andiamo a inserire le uova. Lo zucchero e facciamo montare finché il nostro composto non diventa quasi una crema. Perfetto, il nostro composto è diventato bello cremoso, quindi le uova con lo zucchero hanno montato. Adesso nel frattempo noi avevamo setacciato la farina di riso con il lievito e le andremo a unire a minima velocità con le uova. Aiutandoci con un cucchiaio andiamo a mettere un poco alla volta la farina dentro le uova. Perfetto, le uova hanno assorbito tutta la farina di riso. Adesso prendiamo la nostra bowl e andremo a incorporare la farina di pistacchio, aiutandoci con una spatolina un poco alla volta, evitando di smontare le uova, con un movimento dal basso verso l'alto. Perfetto, il nostro composto si presenta così, abbiamo incorporato anche la farina di pistacchio, adesso andiamo a versare il composto in uno stampo precedentemente oleato. Perfetto, il nostro composto è nello stampo, abbiamo preriscaldato il forno a 180 statico. Inforniamo a 180 per 40 minuti circa. Perfetto, la nostra torta l'abbiamo sfornata, si è raffreddata e adesso andremo a tagliarla a metà e a farcirla con una confettura di mirtilli. Perfetto, la nostra torta è farcita, adesso la andiamo a decorare con un po' di zucchero a velo e andiamo al taglio. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace e per altre ricette seguiteci sul canale.